grado, posso vivere il Vangelo nella mia vita di tutti i giorni, sono in grado di aiutare Gesù in questo. Momenti di difficoltà in cui dici no, non ce la posso fare, non ci riesco, in cui però hai bisogno proprio in quel momento di un aiuto più importante, di un aiuto di Dio che scende e ti accompagna fino alla fine del cammino. Il deserto sicuramente mette molto alla prova, mette alla prova non soltanto a livello fisico ma anche a livello mentale, perché comunque ti mette anche un po' davanti alla persona che sei, a quello che riesci a costruire di giorno in giorno. Abbiate coraggio di testimoniare non tanto la bella esperienza che avete fatto, ma che qui veramente si è compiuto tutto ciò che nella messa sentiamo, nel Vangelo, nella Bibbia, insomma, che qui bisogna avere coraggio poi di andare poi dai nostri cuori a dire guardate, qui il Cristo è risorto. Il sepolcro è anche il monumento della nostra stupidità, perché per quanto il Signore sia andato in croce e abbia sofferto la più atroce delle morti e sia risorto, noi seguitiamo a dividerci, gli uni con quell'altri, un rito contro quell'altro e a non capire che questo è il luogo santo di tutti.